No, meglio la... eccoci, siamo arrivati e siamo live, e quindi buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, e siamo qui come annunciato con Paolo Lamarca per parlare appunto di un autore, di un artista a cui Paolo è particolarmente legato, che è Camille Murakadzuo. Appunto, prima di cominciare, una breve introduzione, come mio solito, ovviamente benvenuti a questa 10ª edizione di Nipop 2020 Retro Pop Vintage Japan Live Streaming Edition. Appunto, come abbiamo già detto negli appuntamenti precedenti, ovviamente nella contingenza del momento abbiamo deciso comunque di riproporre qualche appuntamento che mantenga vivo il filo che negli anni abbiamo costruito con il nostro pubblico e con il Giappone, con la cultura giapponese che tanto ci appassiona, usando gli strumenti appunto che abbiamo a disposizione, quindi ovviamente quelli dello streaming. E in questi appuntamenti che abbiamo organizzato, abbiamo coinvolto quelli che sono i collaboratori storici di Nipop, amici storici di Nipop, ormai che hanno contribuito in questi anni, in questo viaggio che è iniziato nel 2011, a costruire il nostro percorso. Paolo Lamarca è sicuramente uno di questi. Paolo Lamarca insegna in realtà lingua e cultura giapponese all'Università di Catania e si occupa da sempre di culture del Giappone contemporaneo. Si occupa di letteratura, ricordiamo il suo ultimo libro che è Pop Generation, la letteratura giapponese ai tempi del cellulare, e si occupa di manga, di cui è un grande conoscitore, un esperto e un appassionato. Si occupa di manga come studioso, come traduttore e oltretutto è anche direttore con Vincenzo Filosa, che è stato con noi un paio di giorni fa, e Livio Tallini, di due collane di Poconino Press, Gekiga e Doku. Come traduttore si è occupato di molti nomi importanti, Uchida Shungiku, che è una delle mie preferite, e Nakamura Asuko, che ho qui, scusate, Nakamura Asumiko, ho sbagliato il nome, chiedo scusa, che è qui fra le mie mani, Utsubora, uno dei miei preferiti in assoluto, che avevamo scelto come ultimo appuntamento del nostro book club, del book club targato Nipop, e che contiamo di riproporre ai streaming non appena avremo concluso questa edizione dematerializzata del nostro festival. E poi soprattutto Camille Murakadzuo, di cui parleremo ancora oggi, più molti altri nomi che adesso non ricordo. Quindi io do il benvenuto a Paolo Lamarca, che ringrazio per la sua disponibilità e ringrazio per essere con noi. Do il benvenuto a tutti quelli che ci stanno seguendo su Facebook e su YouTube, e lascio immediatamente la parola a Paolo. Allora, il titolo di questo incontro è Camille Murakadzuo, il piacere effimero. E io comincerei però chiedendo a Paolo come è nata la sua passione, il suo amore per Kamimura, come l'ha incontrato e quali sono comunque i tratti della personalità e dell'arte di Kamimura che comunque continuano ad attrarre un pubblico numeroso, oltre appunto a Paolo, verso i lavori che ci ha lasciato, non soltanto ricordiamo manga, ma anche per esempio illustrazioni e una serie di altre cose di cui Paolo poi ci parlerà. Grazie. Innanzitutto grazie mille Paola per l'invito, è sempre un piacere fare parte della squadra di Nipop. Grazie a tutti quanti, anche chi ci sta ascoltando. Allora, come saprete, io sono un grande appassionato ed estimatore di Kamimura. Tu mi hai chiesto quando l'ho conosciuto per la prima volta. È successo che ero al liceo. Al liceo ero già un avido lettore di manga. Ho iniziato forse tardi rispetto ad altri, perché ho iniziato verso la terza media. E ho iniziato a leggere tutto quello che proponeva il mercato italiano. Però accidentalmente io ho trovato in un'edicola di Reggio Calabria un volume che si intitola La storia del fumetto giapponese, scritto da Maria Teresa Orsi. E questo libro, scritto da poi quella che sarebbe poi diventata la mia professoressa, raccoglieva dei saggi che la professoressa Orsi aveva scritto tra gli anni, alla fine degli anni 70 e inizio anni 80, pubblicati sulle riviste Il Giappone.
E proprio all'interno di quel volume, che per me è stata una rivelazione, perché mi ha aperto un po' il mondo sulla storia, sulle origini del fumetto giapponese, partendo proprio dalle illustrazioni di epoca Meiji fino ad arrivare all'esplosione del fumetto negli anni 70, si parlava anche di Kamimura. Quindi devo dare il mio primo approccio a Kamimura, lo devo alla professoressa Orsi, che aveva scritto proprio poche righe, però erano state talmente incisive, poi accompagnate anche da due tavole tratte da Dose Jidai, da L'età della confidenza, mi avevano fatto scattare proprio la curiosità di conoscere qualcosa in più su questo autore. Però erano agli anni in cui internet non è che fosse ai livelli di oggi, c'erano pochissime pagine su Kamimura, quasi nulle erano, a dire la verità. Quindi la mia, diciamo, voglia di conoscerlo aumentava, diciamo, anno dopo anno, fino a quando non sono riuscito ad andare per la prima volta in Giappone. Quindi il primo fumetto credo di averlo letto intorno al terzo anno d'università, quando sono andato per la prima volta in Giappone, ho comprato Dose Jidai, mi sono chiuso in casa, l'ho letto in un giorno e mezzo e diciamo che le aspettative sono state ampiamente ricompensate. Quindi sai che spesso capita che magari qualcosa la si ingigantisca nel corso degli anni, magari, no? E in quel caso, però, devo dire la verità, no, Dose Jidai, sono affezionato molto a quel fumetto proprio perché mi ha svelato il talento, la bellezza, lo stile di Kamimura, sia a livello narrativo che artistico. Quindi, come dicevo prima, devo ringraziare la professoressa Orsi per avermi introdotto la figura di Kamimura, e da lì poi è stato, diciamo, un susseguirsi, perché poi... ovviamente finita l'università, ho fatto addirittura anche la tesi di dottorato, no, la tesi di laurea specialistica su Kamimura, sul concetto di convivenza nella letteratura e nel fumetto giapponese. Quindi diciamo che mi ha accompagnato in vari percorsi della mia vita fino ad oggi. E quali sono, secondo te, gli aspetti, appunto, dell'arte, del lavoro di Kamimura, che lo rendono ancora oggi comunque così attuale e così fruibile, no? Anche da un pubblico più giovane, o comunque da un pubblico che è molto lontano dal Giappone e dal contesto all'interno del quale Kamimura ha lavorato, ha vissuto e che poi traspone ovviamente nelle sue opere. Guarda, ci sono, al di là dell'aspetto artistico, che comunque, secondo me, è rilevante, nel senso che ci sono pochi artisti, anche della sua epoca, che riuscivano a disegnare in quel modo e avere anche a gestire le tavole, il flusso narrativo, come lo faceva lui. E magari su questo ritorneremo anche più avanti. Credo che però uno degli aspetti è quello della caratterizzazione dei personaggi, in particolar modo delle figure femminili, perché Kamimura, al di là del fatto che ha realizzato comunque fumetti in cui ha trattato dei più disparati aspetti, diciamo che quello che più emerge, che rende attuale, secondo me, i suoi fumetti, sono proprio i ritratti femminili. Donne che comunque sono ancora oggi attualissime nei loro comportamenti, nelle loro nelle varie psicologie, nei vari modi in cui vengono delineati questi personaggi femminili, quindi la voglia di amare, il senso di appartenenza, le sfuriate, o comunque il volersi sentire parte di un rapporto, la voglia di fuga, la sete di vendetta, sono comunque degli aspetti che secondo me rendono ancora oggi vivi questi fumetti. Cioè, cosa che magari spesso non accade con i fumetti di quegli anni, dove il personaggio femminile era spesso stereotipato, magari spesso era una figura di contorno, bella, però nel fumetto maschile parlo. Lui è stato, penso, l'unico a dare un'anima a questi personaggi di carta. E oggi, leggendo anche spesso delle recensioni su internet e vari commenti su alcuni siti, mi meraviglia il fatto che spesso i lettori di Kamimura oggi sono molto più donne, forse, quasi, che uomini. È noto anche che c'è da parte loro una sorta di immedesimazione in questi personaggi, quindi un sentire vivo quel personaggio. Stessa cosa che accade oggi in Giappone, perché paradossalmente vengono letti più dalle donne oggi i fumetti di Kamimura che non dagli uomini. Certo. È interessante questo spostamento, no, di target, sicuramente. E io so che tu hai preparato anche molte immagini da farci vedere. Vuoi cominciare a farci vedere qualcosa e a commentarle? Che ne dici? Senz'altro. Ho fatto una selezione di varie illustrazioni, comunque di vari periodi della carriera di Kamimura. Vorrei partire. Ok, ti sei Okay. Parliamo dello stile. Ok. Ok, ci siamo. Il confermo è condiviso. Ok.
e adesso vediamo tutte le tue pagine. Ok, quindi non vorrei magari vi faccio intanto vedere qualche foto di Kimimura, perché magari può essere, cioè non so se tutti quanti lo conoscono. Quindi ho fatto una selezione. Ti interrompo un attimo perché Antonio ci dice che lui rappresenta un'eccezione, chiaramente un pubblico che apprezza Kimimura e non è femminile, scusami se. Ok, giustamente. Questo sì. No, però era interessante perché la considerazione che facevo era che in Giappone Kimimura ha disegnato quasi esclusivamente su riviste dedicate a un pubblico maschile, però è grazie ai suoi fumetti che anche in Giappone si sono interessate le donne a quelle riviste. Sì. Durante Dose Jidai, la pubblicazione della convivenza, erano molte le donne che compravano Weekly Manga Action solo per leggere quelle 30 pagine a settimana di Dose Jidai, evitando ovviamente tutti gli altri. È ancora condiviso per caso lo schermo? Sì, è ancora condiviso. Quindi qua la foto di prima che vi ho fatto vedere, ad esempio qua lo troviamo con un suo grande amico di cui magari parleremo, che è Akuyu, che era un famoso paroliere giapponese, autore di alcune delle più grandi hit del panorama musicale giapponese tra gli anni 60 e 70. Con lui realizzerà anche diverse collaborazioni, le prime collaborazioni a fumetti sono tutte grazie ad Akuyu, che ha fatto da sceneggiatore per i suoi fumetti. Sì. Qui lo vediamo anche durante la sua giovinezza con una chitarra. Spesso lui infatti era anche ospite di alcuni programmi televisivi, ha fatto da attore in molti dei suoi film, tra cui Sachiko no Sachi, La felicità di Sachiko. Qui lo vediamo anche alle prese, diciamo, durante le registrazioni di un serial TV. Quindi la figura di Kimimura, al di là di quella di semplice illustratore o fumettista, è anche quello di un artista tutto tonto, cantante, attore. Qui lo vediamo con la chitarra, il suo grande amore, e qui lo vediamo all'interno del suo studio. Allora, poi torneremo anche sull'Italia perché ci sono delle cose che vi vorrei condividere anche con voi. Allora, come dicevo prima, Kimimura nasce come un artista che innanzitutto come lui non voleva disegnare un fumettista. Lui aveva frequentato i corsi all'università di Musashi in design, quindi aveva già iniziato una propria carriera nel mondo dell'illustrazione, come colorista di scena per la Toei, ma anche come illustratore. Vi faccio vedere alcune di queste illustrazioni che lui aveva realizzato. Ad esempio, queste sono alcune, le ho prese anche dal... queste qui, eccole qua. Aveva fatto la campagna pubblicitaria, ad esempio, per la Crown Cola, che era una sorta di bevanda simile alla Coca-Cola, sono queste qua che vedete in basso, più aveva realizzato anche altre illustrazioni, quindi questo, diciamo, è lo stile dei primi anni, siamo intorno agli anni 67-68 della sua produzione artistica. E poi qui possiamo vedere alcune altre illustrazioni che lui aveva realizzato, questo è del 65, lo vedete in basso, uno stile completamente diverso da quello che noi siamo abituati subito ad associare a Kimimura. Qui possiamo già vedere quelli che sono un po' dei suoi amori, il flamenco, la Spagna. Lui era anche, quindi come abbiamo visto in quella foto di prima, lui suonava la chitarra, in particolare amava moltissimo la chitarra flamenco, quindi tutta quella musicalità proveniente dal sud della Spagna. Quindi questa, diciamo, è la... Dimmi, Paola. No, niente, io non ho detto niente. Ok. Quindi questo, diciamo, è il primo approccio artistico di Kimimura. Poi, giustamente, abbiamo il suo primo approccio al mondo del fumetto, che avviene intorno sempre al 68-69. Però in realtà, prima di arrivare a questo, bisogna vedere che lui ha inserito all'interno di molte delle sue opere, io qua ho fatto solamente una breve selezione, i riferimenti artistici più importanti, quelli che per lui sono stati maestri ispiratori. Ad esempio, qui vediamo in questa illustrazione che vi ho messo insieme il suo più grande amore tra gli artisti giapponesi, che è Hokusai. Qui vediamo l'opera originale di Hokusai, un particolare, ripresa poi all'interno di Kimimura, all'interno di un altro manga, contestualizzata in un altro contesto narrativo. È tratto questo invece da Okise no Chibusa, l'opera, questa qui.
Poi, sempre Hokusai, ad esempio, questa bella famosissima onda, la grande onda di Kanagawa, questa opera viene da Kamimura ripresa per quella che è stata la prima illustrazione che lui ha realizzato per Young Comic. Young Comic era una rivista di fumetti Gekiga molto importante e venduta in quegli anni, ne abbiamo parlato anche l'altra volta con Vincenzo, e lui praticamente per quasi 10 anni, se non di più, ha realizzato le copertine di questa rivista. E come così, questa è stata la prima copertina che lui ha realizzato per Young Comic. Vedete qui, ha inserito all'interno di questa stessa illustrazione due elementi che sono quelli più rappresentativi della sua, del suo universo. Da una parte l'arte per l'amore classico, quindi vedete il rimando alla grande onda, vedete c'è sempre l'onda di Hokusai, la nave dei pescatori, il monte Fuji sullo sfondo, e in più le donne, che appunto hanno sempre rappresentato il centro focale della sua narrazione. E qui già la donna, come la possiamo vedere, è una donna un po' diversa da quella a cui Kamimura ci ha abituato, molto più vicina probabilmente alle pin-up degli stili americani, quindi delle illustrazioni e dei fumetti americani. La seconda grande, diciamo, influenza artistica è stato questo artista, Takehisa Yumeji, importantissimo autore romantico di inizio Novecento, da lui omaggiato in diversi modi, sia con chiari rimandi alle sue opere o rivisitazioni moderne, ma anche attraverso delle rappresentazioni della vita del personaggio, quindi attraverso due fumetti a lui dedicati, che sono ancora peraltro inediti in lingua italiana. Qui, anche per renderci conto, questo era un po' lo stile dei primi anni di Kamimura, molto diverso, cioè l'incarnato della pelle delle sue protagoniste è quasi sempre bianco, quindi caratteristica che diciamo, ha contraddistinto la sua carriera, però il volto, gli sguardi hanno una matrice ovviamente più europea, occidentale, americana. Qui pochi magari potrebbero riconoscere in queste opere, in questi disegni, lo stile che oggi conosciamo di Kamimura. Dovrei avere qualcos'altro intanto. Poi anche per quanto riguarda il lato artistico, questa è una cosa che sto analizzando e cercando di studiare proprio in questo periodo, perché quando Kamimura è arrivato in Italia, lui in una libreria, e non sappiamo se di Roma o Milano, perché erano queste le uniche due città che aveva visitato in questo suo breve soggiorno, lui aveva comprato il volume Bianca di Guido Crepax, proprio perché lo ha trovato particolarmente interessante ed è una delle pochissime opere a fumetti che ci sono ancora oggi nella libreria di casa Kamimura. Nel momento in cui ho scoperto questa cosa, ho cercato di notare se ci fossero o meno delle analogie. Ovviamente sono soltanto delle suggestioni, però non so se in questo momento ancora lo schermo è condiviso. Te lo ricondivido, eccolo qua, adesso è di nuovo condiviso. Ok, ci sono delle, ovviamente, delle immagini che non possono non farmi ricordare, ad esempio, alcune opere di Crepax. Questo, ad esempio, è un disegno di Kamimura. Kamimura è comunque sempre stato attratto dall'idea del serpente, quindi dal serpente associato alla femminilità, cosa peraltro molto comune all'interno della letteratura e dell'arte giapponese. Ma questa stessa, una simile immagine, la ritroviamo anche realizzata da Crepax, che volevo fare vedere. Eccola. Ovviamente ci sono delle similitudini, ovviamente bisogna capire chi ha realizzato prima l'altra, ma credo che non sia poi fondamentale, perché nel senso, secondo me, questi due autori hanno avuto un percorso artistico e un percorso lavorativo per certi versi molto simile, perché entrambi nascono come illustratori, hanno realizzato le copertine dei vari dischi, hanno messo la donna al centro delle loro storie, nascono più come, non proprio come fumettisti, ma come designer. Quindi secondo me sarebbe interessante portare avanti questo discorso sul questa comparazione tra questi due grandi autori. Sì, ovviamente è molto interessante questo discorso, vedere come comunque ci siano così dei flussi, no? Delle correnti che attraversano comunque il percorso artistico di figure apparentemente molto lontane, molto diverse, ma che in realtà poi condividono interessi, temi e forse anche uno sviluppo di tipo tematico.
Tu hai parlato appunto dell'amore di Kamimura per la musica, hai parlato delle influenze di altri artisti su di lui, io mi sono uno dei miei preferiti in assoluto da sempre, peraltro, e uno dei quando sono stata in Giappone, peraltro a gennaio ho visitato un paio di musei a lui dedicati e mi piace da sempre tantissimo, quindi ho molto apprezzato questo, personalmente ho molto apprezzato questo riferimento. Ma in realtà Kamimura è molto legato anche al mondo del cinema, tu ci hai accennato qualcosa. Sì. Approfondiamo di più questo aspetto, che magari è meno conosciuto anche, no, al pubblico, e invece è molto molto interessante. Sì, perché non solo Kamimura, diciamo, l'interesse di Kamimura nei confronti del cinema non era soltanto quello di uno spettatore, lo, come abbiamo visto, lui faceva parte anche, ha fatto anche il doppiatore, ha preso parte a vari telefilm giapponesi, ha preso parte, come dicevo pure prima, alle trasposizioni cinematografiche dei suoi film, tra cui Sachiko no Sachi, La felicità di Sachiko, dove fa un brevissimo cameo all'interno del film. Però al di là di questo, le influenze del cinema secondo me si ritrovano maggiormente riversate nelle sue opere, in maniera o voluta o magari semplicemente come una suggestione che magari è ritornata in lui improvvisamente. Però leggendo i suoi fumetti proprio ho trovato moltissime similitudini con scene chiave di alcuni film. Alcune le vorrei analizzarle insieme, le vorrei vedere con te. In realtà la sua fascinazione per il cinema innanzitutto avviene attraverso le immagini, perché suoi sono tantissimi gli omaggi che ha fatto a Marilyn Monroe, ad esempio. Mm-hmm. Marilyn Monroe di lei ha realizzato almeno 2-3 illustrazioni a colori, di cui ad esempio una vestita anche con la divisa di Mao, un'altra vestita con come se fosse Lady Oscar, ne ha dedicato pure un fumetto, è un personaggio che torna frequentemente nei suoi manga. Lui ha ritratto anche Marlon Brando, ha ritratto Marlene Dietrich è stata una delle sue attrici anche preferite, l'ha ritratta anche più di una volta, e ad esempio qua in un suo fumetto vi faccio vedere, si intitola Moga, dedicato alle modern girl di inizio Novecento, dell'epoca Kaisho. Ora vi faccio, se riusciamo a ricondividere. Ho ricondiviso. Ok. Ad esempio, all'interno di questo fumetto, uno dei personaggi è chiaramente ispirato proprio a Marlene. Non solo quindi con riferimenti a film come Marocco, oppure il film, ora il nome mi sfugge, Shanghai Express, ma anche modellando il personaggio, come potete vedere, con gli stessi abiti e nelle stesse pose di questa diva. Quindi la fotografia ha fatto per Kamimura un riferimento, le fotografie di questi grandi divi hanno rappresentato dei punti di riferimento proprio per la creazione artistica. Ma non si ferma così il suo amore per il cinema. Lui amava anche moltissimo il cinema italiano. All'inizio della sua carriera, ad esempio, lui aveva realizzato una storia che è stranissima, perché esistevano spesso negli anni 70, ma anche prima, venivano fatte delle versioni a fumetto di film occidentali. Negli anni 50, 70 venivano addirittura utilizzati come quasi biglietto da visita, come una sorta di pubblicità al film che sarebbe andato nelle sale. Mi ricordo ad esempio il caso di Vacanze Romane, disegnato da Mizuno Hideko, quindi uno shoujo manga, che quasi doveva spingere poi le ragazzine che avevano letto il fumetto ad andare al cinema. Kamimura ha fatto una cosa simile con un film italiano che io non conoscevo prima di leggere il suo fumetto. Il film si chiama Il Plagio ed è con Nita Medici. Ora vi faccio vedere anche lì, siamo ai inizi carriera di Kamimura. Non lo conosco neanche io questo film. No, ma io infatti l'ho visto dopo, perché la storia è molto interessante, ma è ancora più interessante. Ecco, questa è l'illustrazione del frontespizio. Qui infatti in alto possiamo vedere che c'è scritto Plagio, però il titolo in giapponese è Garasu no Heiya. Viene presentato come una versione gekika
di questo film. E la cosa molto interessante, come vedete in questa tavola, è che all'interno del fumetto, magari in pochissime tavole, ma non in tutte, c'è questa commistione tra frame tratti dal film in questione, che ogni tanto poi intervengono, quindi si associano poi ai disegni di Kaminura. Ed è un esperimento, secondo me, molto interessante, non tanto visto, quantomeno nel mondo del fumetto, e l'ho trovato particolarmente interessante. Altro omaggio al cinema italiano e alle attrici. Kamimura, ad esempio, era un amante di Sofia Loren, era una delle sue attrici preferite, e all'interno di un suo fumetto, ad esempio, la omaggia in una scena famosissima del film Ieri, Oggi e Domani. Ora, anche qui di questo c'ho, eccolo qui, una... ovviamente la omaggia realizzando una versione appunto a fumetti del celebre spogliarello del film. E vediamo l'uomo era come Mastroianni, seduto sul letto, la posa, diciamo questo è proprio un omaggio spassionato a una delle sue attrici preferite del cinema italiano. La seconda a sua attrice preferita, ora vi faccio vedere, che anche più spesso omaggiava, è Eleonora Rossi Drago. Ora vediamo se riusciamo. Addirittura aveva dedicato a lei due pagine su una rivista in cui parlava del suo film, dei suoi film, comunque del suo cinema. In particolar modo quello che a lui era rimasto molto impresso erano le narici di Eleonora Rossi Drago, quindi aveva fatto proprio un focus sul naso e sulle narici di questa attrice italiana. Oppure possiamo vedere altre influenze. Scusate se non le ho messe tutte in ordine, ma di fretta. Ad esempio, questo è un altro suo un racconto. Questo è un racconto pubblicato su una rivista femminile, Jose Gishin, come potete leggere in basso. Questo, ad esempio, è una versione a fumetto di un film. In questo caso il film è un film francese di Jacques Demy del 64. Ora vi faccio vedere anche il film di riferimento, eccolo qui. Ora io non conosco il francese, quindi spero di poterlo dire perché non ho trovato il titolo in italiano, credo o che non sia stato portato in Italia o comunque sia arrivato col terzo titolo francese. Perdonate la pronuncia, dovrebbe essere Les Parapluies de Cherbourg. Questo film del 64 di Jacques Demy con Catherine Deneuve, e di questo lui ha fatto proprio questa mini versione, perché saranno all'incirca tra le 20 e le 30 pagine di questo film. Ovviamente anche qui i richiami alla posa dei personaggi e agli ombrelli è evidente. Poi diciamo ispirazioni del cinema ce ne sono parecchie, ancora qui c'è cinema italiano ma anche cinema americano. Dosei Jedi è una serie, L'età della convivenza, una serie di riferimenti al mondo del cinema. In particolar modo sono due i film che hanno dato degli input a Kamimura per la sua realizzazione. Il primo è Conoscenza carnale. Vedete che addirittura il poster, quindi la posa dei due protagonisti, viene spesso ripresa all'interno del manga, in più di una tavola, Conoscenza carnale poi si pone anche come un importante riferimento da un punto di vista narrativo e soprattutto anche terminologico, perché Kamimura era andato a vedere Conoscenza carnale in un cinema giapponese di Ginza, se non ricordo male, ed era rimasto particolarmente sorpreso del fatto che all'interno di un film si potessero trattare argomenti come le relazioni carnali, sessuali, in maniera così forte come veniva fatto in questo film, ma soprattutto la terminologia che utilizzavano i personaggi, quindi parole come mestruazioni, come preservativo, che non erano così comuni magari da sentire in un film giapponese, lui praticamente era rimasto particolarmente sconvolto tanto da utilizzarle all'interno degli episodi del suo fumetto. Quindi le influenze di Conoscenze carnali di questo film sono da un punto di vista non solo narrativo, ma anche del lessico. E poi l'altro film da lui particolarmente amato era Estate violenta, come potete vedere in basso, dal quale appunto ci sono diverse anche ispirazioni dal punto di vista non tanto narrativo, ma quanto di pose dei personaggi. Perché le pose dei personaggi, magari i frame importanti dei film, le scene clou di alcuni film, vengono da lui spesso riprese. Come in questa scena, questa è tratta da Shinano Gawa, il fiume Shinano,
ed è una stessa scena che riprende, quasi che è ripresa da un film di Mai Tadashi, questa scena di questi due amanti che si baciano attraverso il vetro di un treno. Quindi le influenze cinematografiche sono tante e di diverso livello nelle opere di Kamimura. E devo dire che le persone che stanno seguendo sono rimaste colpite, no, da questa idea delle versioni a fumetti, no, dei film in uscita che funzionavano appunto come dei trailer, dice Antonio, no, dei trailer a fumetti. O appunto invece Valentino ci ricorda invece un altro appunto genere tipicamente pop, possiamo dire, italiano sicuramente, che è il fotoromanzo. Sì. È vero, no? Come un fotoromanzo, però a fumetti, anche a me, devo dire, ha ricordato proprio il mondo del fotoromanzo, no? Ovviamente per noi il fotoromanzo erano ovviamente appunto fotografie, immagini con attori veri, con figure vere, invece il Giappone trasforma in fumetto. Sì, sì. Quello è molto importante perché è interessante proprio perché c'è questa commistione tra disegno e fotografie, sì, tratte dal film. Sì. Ma devo dire che poi grazie a Kamimura sto conoscendo dei film che senza di lui forse non sarei mai andato a vedere, a conoscere un film come Plagio o tanti altri. Certo. È interessante anche questa sorta di conoscenza di ritorno, cioè un qualcosa di italiano che conosco tramite il Giappone o tramite un artista giapponese. Dimmi. No, io ho una curiosità, c'è un'influenza, visto che appunto Kamimura evidentemente aveva un rapporto privilegiato con il mondo del cinema, c'è un'influenza secondo te del cinema anche sulla struttura narrativa e anche sulla struttura delle tavole, sul montaggio delle tavole, scusami se sul termine non appropriato? Esatto, quello sì, quello è i linguaggi del cinema, come dicevo prima, appunto sono su diverse fasi in Kamimura, no? Il montaggio, ad esempio, cinematografico, le scene particolarmente cinematografiche di molte tavole dei suoi fumetti sono proprio, hanno quel gusto e quel sapore cinematografico. Mi viene in mente la scena, ad esempio, del film Shinano, quando la ragazza abbandona l'ombrello e c'è questa prospettiva dall'alto, a volo d'uccello, che vedi i due amanti che si baciano in questa banchina sul fiume. Sono proprio scene che hanno un sapore di cinema. Ne parlavamo anche spesso con Calorio, che è lui espertissimo di cinema, e proprio c'è il linguaggio del cinema. In Kamimura si riversa attraverso diversi codici, che non solo quello narrativo, ma proprio quello della composizione delle tavole. La sequenza narrativa in Kamimura, ad esempio, ci fa vedere il passaggio, ad esempio le espressioni di un volto che cambiano da frame a frame, come se fosse proprio uno stop motion, come se fosse un rallenti di una scena di un film. Sì. Non erano tanti gli artisti di fumetto che lo facevano, sì, ma secondo me proprio il fatto di non appartenere, di non provenire dal mondo del fumetto, ha dato a Kamimura una spinta in più per realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che è diverso rispetto agli altri. Sì. E senti, dimmi. No, dimmi tu. Tornando invece al suo rapporto con l'Italia, no? Tu ci hai fatto vedere come l'Italia torna in diversi modi, appunto, da Crepax al cinema, e a un cinema anche che non è esattamente mainstream, no? Cioè, appunto, ci fa scoprire film che magari noi non abbiamo sentito nominare, a parte ovviamente i grandi classici, Sofia Loren, eccetera, eccetera. Com'è che Kamimura scopre l'Italia? È stato in Italia, ha viaggiato in Italia? Sì, lui è venuto soltanto una volta in Italia, comunque parliamo degli anni 70, era, se non ricordo male, nel 73, subito dopo la fine del Ridotto dei Jedi, quindi dopo questo grande hit, questo grande successo che aveva avuto in Giappone, lui aveva iniziato una nuova serie su Young Comic, che era proprio in Shinano, e durante la serializzazione di questo fumetto lui riesce a prendersi una pausa e fa un viaggio in Europa, andando in Francia, in Spagna, credo anche in Finlandia. E la tappa in Italia è stata una tappa molto breve perché c'era un suo amico che lavorava a Milano per la Olivetti. Quindi il suo interesse per l'Italia era proprio dovuto all'arte e al design. Quindi è stato un viaggio molto artistico. Lui è riuscito a vedere in quegli anni, venendo in Italia, proprio il cinema e Ultimo Tango a Parigi, che in Giappone ancora non si poteva vedere. Quindi lui l'aveva visto in Italia. E a quanto pare lui aveva realizzato in questo suo soggiorno in Italia degli sketch che realizzava anche in varie parti di Milano o di Roma, sketch che purtroppo sono andati perduti, non si trovano comunque,
ne è rimasto soltanto qualcuno, qualcuno che è stato pubblicato su Manga Action, che era una rivista che aveva fatto un reportage al ritorno di Kamimura, sì. E lui aveva realizzato uno scorcio, se non ricordo male, del Café de Paris, quello che si trova a Roma, non so se sei presente, là, vicino Barberini. Sì. La sede della Dolce Vita romana, quindi comunque lui era andato a vedere tutti i luoghi probabilmente che hanno ispirato i grandi film del cinema italiano di quegli anni. E addirittura, ecco, anche tra le tante cose, perché soprattutto dei primi anni della carriera di Kamimura, molto materiale non si trova più, vuoi perché durante un trasloco Kamimura aveva buttato molta roba, addirittura il suo primo fumetto, Parada, le tavole originali le aveva inserite in un cassetto di un mobile che poi hanno venduto con la moglie a un rigattiere, e praticamente quelle tavole chissà dove sono andate a finire, probabilmente non so. Sì. Tra le tante illustrazioni ce n'è una che ora volevo mostrare, anche di questa non esiste l'originale, ma esiste soltanto la versione appunto stampata e poi pubblicata su una rivista. Lui è stato selezionato tra vari artisti, tra uno dei tanti artisti che hanno realizzato questo numero speciale di Manga Action, all'interno del quale ogni artista doveva realizzare una versione erotic travel pass, come si legge lì in alto, dei vari paesi. A lui era stata affidata l'idea dell'Italia, aveva realizzato questa illustrazione appunto che vedeva due donne, quindi sempre il suo universo femminile, che si incontra con l'arte italiana, in questo caso la Torre di Pisa e il Colosseo. I simboli dell'arte, della cultura italiana, dell'architettura italiana. Qui rivisti, diciamo, in una chiave molto camimuresca, non so come possiamo definirla. Sì, molto camimuresca, decisamente. Camimuresca, sì. Mm. Poi prima stavamo parlando anche del cinema, no? Ovviamente tu mi avevi chiesto dell'influenza magari di ritorno, no? Sì, sì. Facciamo un esempio fondamentale che è quello di Lady Snowblood, Shureyuki Hime. Shureyuki Hime ha avuto un film di successo in Giappone che poi è ispirato ovviamente Kill Bill di Tarantino, ma non solo quello. Negli anni poi il mondo pop, non so se è consciamente oppure sono come per Crepax delle casualità, ho trovato grandi similitudini, ad esempio per il mondo della pop culture di adesso, magari di cantanti, con l'arte di Kamimura. Sì. Dico, probabilmente sono solo suggestioni, però ora vi volevo fare vedere, ad esempio, due disegni di Kamimura messi a confronto con due copertine di dischi, una di Lady Gaga e un'altra di Kylie Minogue. Le trovo veramente molto simili, non credo appunto che ci sia un nesso, però c'è una similitudine a livello, diciamo, di idee. Sì. Vediamo se le riesco a trovare. Ricondivido lo schermo. Allora, questa è una... Sì. Sì, vai, vai, ho ricondiviso lo schermo. Questa è ad esempio, le donne e motori, ovviamente è un topos ricorrente, però in questo caso io trovo una grande similitudine anche non solo nella scelta della moto, ma anche nella posizione della donna, della sua funzione, quindi della donna incorporata quasi alla moto, come nel caso di questa della copertina dell'album di Lady Gaga. Oppure... Sì. Poi, ripeto, sono soltanto mie idee queste. Questo è un album di Kylie Minogue che sembra riprendere quasi questa tavola tratta da Hotaru Ko, che è un altro fumetto di Kamimura. Quindi la donna è intesa quasi come lancette di un orologio, o comunque nella posizione che può ricordare le lancette di un orologio. Sì. Comunque le suggestioni sono tantissime, però in questo caso appunto le ho trovate particolarmente efficaci, forse per contestualizzare questo sì. Discorso. Sì. Sì, in questo caso sono proprio esplicite le citazioni, sono quasi didascaliche proprio, no? C'è una ripresa. Sì, può essere una semplice coincidenza ovviamente, però sì. Le ho trovate particolarmente... Ma anche, se vogliamo, nel mondo del fumetto stesso, Kamimura secondo me ha dato ha avuto una grande influenza. Questa è ad esempio una tavola a confronto tratta da Hitokui, Cannibali, un fumetto di Kamimura, e una tavola tratta da Helter Skelter di Okazaki Kyoko, che è stato recentemente pubblicato da Dimit nella collana Showcase. Sì. Anche qui io trovo una grande somiglianza, Okazaki Kyoko poi peraltro era una grande fan di Kamimura,
Quindi qui trovo, ovviamente anche riferimenti, mi ricordo che parlando di questa proprio tavola con Giacomo Calori, lui mi ha detto sì, ci sono anche riferimenti a Tani no Kao, il film. Sì, quindi lì è tutta... sì. Esatto, esatto. Quindi una serie proprio di rimandi tra di loro nel mondo delle culture pop. Sì. E se volete, ad esempio, vi posso anche dire una curiosità, che questa anche magari non è mai trapelata, diciamo, perché me l'ha raccontata la figlia di Kamimura, perché in un fumetto Kazaki Kyoko aveva realizzato una tavola doppia che riprendeva, era quasi uguale, se non per dire identica, alla tavola iniziale dell'età della convivenza, del primo capitolo. Cioè questa doppia pagina con questa veduta paesaggistica di Tokyo, no? Con le case... Praticamente all'epoca era successo un po' un grande problema, perché i fan di Kamimura si sono accorti che questa tavola di Okazaki Kyoko era copiata, era quasi un plagio, e addirittura si sono mossi a fare una sorta di campagna, e Okazaki era andata a casa di Kamimura a chiedere scusa, però Kamimura l'ha accolta sorridendo, abbracciandola, dicendole che per lui era soltanto era contento del fatto che lei avesse utilizzato una sua tavola o avesse tratto ispirazione dalla sua tavola, perché era un segno quindi di interesse nei confronti della sua arte, quindi non c'era stato alcun, diciamo, seguito legale, anzi un abbraccio e una solidarietà tra artisti, e quindi anche un omaggio che lei ha voluto fare a Kamimura. Certo. Molto sì. Che poi non è mai più stato stampato quello di Okazaki, se non in un artbook di qualche anno fa, dove per la prima volta si può vedere appunto questa tavola identica a quella di Kamimura. Ispirata esplicitamente a Kamimura. E, intanto che allora incoraggio chi ci sta seguendo, il pubblico che ci sta seguendo, a fare domande o fare commenti. Come vedete, Paola ha una conoscenza enciclopedica di tutto quello che riguarda Kamimura, direi che è la più grande autorità a livello probabilmente mondiale su il fumetto di Kamimura e sull'arte di Kamimura, appunto. Vabbè. C'è una controparte giapponese pure, c'è un Paolo Lamarca versione giapponese che è un grande esperto di Kamimura, e lui si è occupato ad esempio di creare Lyricism, che è quel bellissimo volume che raccoglie un po' tutto l'universo di Kamimura. Sì. Sì. Quindi va bene, avete, diciamo, vi dividete questo ruolo. Gli diamo il primato. Vabbè, lui comunque essendo... No, l'ho conosciuto, quindi è una persona con una cultura enciclopedica su Kamimura, proprio un grande fan. Sì. Come lui credo di averne conosciuti pochi, in realtà, no? Sì, a parte te stesso. Senti, io ti voglio dire, invece, appunto, ripeto, intanto che magari il nostro pubblico pensa a qualche domanda da farti, io ti chiederei, ultimamente in realtà Kamimura è stato oggetto di grande interesse sicuramente in Italia, no? Cioè, appunto, tu stesso hai citato alcuni dei suoi lavori che sono stati pubblicati, tradotti e pubblicati e proposti nel mercato italiano recentemente, quando appunto invece fino a pochi anni fa c'era ben poco di disponibile di Kamimura. Forse la sua fama era legata soprattutto appunto a Kill Bill e al manga che poi ha ispirato comunque Tarantino. Secondo te, intanto ti chiederei due cose: che cosa è dovuta questo interesse, questa riscoperta appunto di Kamimura, che insomma collega molto bene al nostro discorso generale, che è quello del vintage, no? Abbiamo intitolato questa edizione di Nipop Retro Pop Vintage Japan, con l'idea proprio di andare a riscoprire da un lato appunto quello che sono le origini, le radici del boom delle culture pop in Giappone e fuori dal Giappone, che si collocano proprio per gli anni 70 e 80 in modo particolare, con alcune propagine sugli anni 90 da un lato e sugli anni 60 dall'altro, però diciamo che 70 e 80 sono gli anni centrali. E dall'altro è quello di lavorare proprio sull'idea del vintage, quindi su come in realtà questi filoni che sono emersi in questi anni, che ormai appunto sono lontani, no, per noi, a me personalmente sembrano l'altro ieri, però mi rendo conto che non è così, alcuni filoni, alcune figure, e su come appunto ancora oggi siano fonte di ispirazione e comunque continuano ad attirare un pubblico di fan numeroso. Ecco, quindi ti dicevo, questo discorso applicato appunto a Kamimura, secondo te che cosa c'è alla base di questa riscoperta
di Kamimura da parte degli editori italiani in primis, e qual è l'accoglienza da parte del pubblico, perché tu appunto, essendo coinvolto anche, no, in prima persona come traduttore, come curatore di collane, conosci molto bene quelle che sono le dinamiche appunto anche del mercato, no, del manga. Noi sappiamo che comunque il mercato ha un suo peso anche nella scelta di un editore di pubblicare o meno ovviamente le opere di un autore. Esatto, se noi infatti diamo un attimo un'occhiata al mercato attuale di manga, ci accorgiamo che il fumetto anni 70 ha uno spazio ben preciso, cosa magari impensabile fino, ad esempio, già, beh, ovviamente non parlo di quando ero adolescente, ma anche fino a quando andavo all'università, 15 anni fa, non c'erano così tanti manga di quel periodo che venivano pubblicati. La risposta che mi sono dato è che praticamente questi manga in realtà sono delle opere che vale la pena di leggere, cioè opere che hanno resistito nel tempo e hanno ancora oggi qualche cosa da dire, un messaggio particolare, perché ovviamente in quegli anni si pubblicava tantissimo, erano tantissime le opere, quindi questa è una selezione della selezione della selezione. Kamimura, secondo me, tra tutti gli autori della sua generazione, è l'autore che forse ha saputo resistere meglio al tempo, non solo per quanto riguarda la qualità dei testi, spesso magari erano anche testi di altri sceneggiatori, però anche nelle opere, diciamo, in cui lui ha realizzato sia illustrazioni che sceneggiatura, sono opere che resistono ancora oggi, sono fresche, cioè riescono a raccontare qualcosa di assolutamente attuale. Magari sì, sono ambientate nel Giappone degli anni 70, nel Giappone di epoca Meiji o di epoca Taisho, però sono ancora oggi estremamente attuali, possono essere analizzate sotto diversi punti di vista. Tra poco verrà pubblicato, credo sempre da J-Pop, un altro autore, Baron Yoshimoto, anche questo è uno degli autori che merita una riscoperta in Occidente. E quindi sono contento che l'attenzione dei vari editori italiani si stia spostando anche su questi autori degli anni 70. Il merito poi della diffusione di Kamimura lo si deve, secondo me, in Occidente anche alla Francia. Quindi bisogna dire che il primo paese a far conoscere in maniera massiccia le opere di Kamimura è stata la Francia. Io mi ricordo che già dal 2011 cercavo di proporre ai vari editori la figura di Kamimura e le sue opere, ma non ricevo quasi mai risposte, oppure se le ricevevo erano negative. Quindi da là mi facevo già due domande, o non conoscevo io il mercato e quindi quello che chiedeva il mercato in Italia in quegli anni, oppure l'editore italiano era un po' così, diciamo, poco esperto di quelle che erano le opere del passato giapponese, o non le voleva pubblicare. Credo che il successo in Francia poi abbia spinto i vari editori, come ad esempio anche in Italia ha iniziato J-Pop, ma anche poi in Spagna, a pubblicare e a far conoscere la figura di Kamimura. Sì. In Europa credo che Francia, l'Italia è al secondo posto come numero di opere pubblicate, poi c'è la Spagna, la Germania e poche altre. Sì, e questo direi che risponde anche alla domanda che ci ha fatto appunto Valentino, che Kamimura è stato riscoperto solo in Italia o anche in altri paesi all'estero, è noto apprezzato. Direi che Paolo appunto hai già risposto, no, a questa domanda. La più importante è esempio anche che esempio in America Kamimura è conosciuto solo per Lady Snowblood, e diversi editori ancora non hanno fiutato le potenzialità di quest'autore, si rifiutano ancora oggi di pubblicarlo. Quindi c'è anche da parte di alcuni paesi una sorta di, di immagine del fumetto giapponese come Dragon Ball, come prodotti, diciamo, di intrattenimento. Forse ancora è difficile riuscire a far conoscere a determinati, magari, contesti, in determinati contesti, figure che vanno al di là del prodotto di intrattenimento. E abbiamo un'altra domanda che ti propongo perché è interessante. Sara ci chiede: hai parlato dei personaggi femminili e della visione in generale delle donne, in merito ai personaggi maschili invece cosa ci puoi dire? Ci sono anche qui dei tratti peculiari? Sì, allora, dire la verità, allora, sono molto, allora, i protagonisti maschili al centro dei manga di Kamimura non sono tantissimi, e se ci sono però hanno comunque dei tratti particolari. Ad esempio abbiamo il protagonista di Akuma no Yonights, che sarebbe un uomo diabolico. Questo qui è un fumetto pubblicato su una rivista per ragazze, e racconta il famoso Sanoku Jiken, quell'incidente in cui un portavalori giapponese era stato preso di mira e quindi tutti i soldi all'interno di questo portavalori erano stati rubati e non si sa più che fine ha fatto. Quindi diciamo parte da questo espediente narrativo storico,
per poi presentare un personaggio che era quasi modellato sulle fattezze di Sawada Kenji. Sawada Kenji era un personaggio popolarissimo del mondo pop giapponese, cantante, Julie, attore, e spesso quindi i personaggi maschili nelle opere di Kamimura hanno o caratteristiche da bello e dannato, come il protagonista Ryo di questo fumetto, oppure i personaggi maschili o sono degli legati a contesti completamente strani, perché Kamimura è un autore molto strano, perché all'interno dei suoi fumetti molti personaggi maschili convivono con un'anima femminile. Ad esempio, una cosa che ancora non è mai venuta fuori all'interno delle vari saggi su Kamimura è la presenza di personaggi omosessuali, bisessuali, di transgender, e quindi anche questo secondo me è un modo molto particolare di tratteggiare l'animo maschile, perché sì, forse probabilmente ricordiamo Kamimura più per i personaggi femminili, però è interessante vedere come questi personaggi maschili abbiano anche delle caratteristiche comuni. Magari pensiamo a Jiro di Dose Jidai, lì è un personaggio spesso che si fa, un personaggio che non riesce a prendere le decisioni, sempre in bilico, e la donna è diciamo, l'elemento cardine forte della coppia. Spesso è visto come un personaggio debole, l'uomo, in Kamimura. Quindi lo troviamo o come playboy impenitente, o invece come personaggio debole che non riesce a imporsi nella vita, a trovare uno sbocco nella propria situazione, diciamo, lavorativa o affettiva. Comunque sono tanti. Diciamo che non sono il marchio di fabbrica di Kamimura, ecco. Però ci sono molti personaggi maschili degni di nota. Spesso, come abbiamo visto prima, anche i fumetti dedicati a Takehisa Yumeji, ad esempio. Qui abbiamo proprio un biopic sulla vita dell'autore che viene tratteggiato non tanto come artista, ma come uomo. Quindi quello che vuole fare lui è scavare e cercare di analizzare la sua figura tramite le sue opere, quindi il suo carattere e il suo rapporto con le donne. E c'è un'altra domanda. Scusami Paolo, vuoi aggiungere ancora qualcosa? No, va bene così. Roberto ci chiede come erano i rapporti con i vari sceneggiatori con cui ha collaborato, Kazaki, Koike Fujiwara, eccetera, e quali differenze trova il professor Lamarca tra queste storie e quelle scritte da Kamimura stesso? Vabbè, saluto intanto Roberto di Anime Click. I rapporti con gli sceneggiatori erano molto particolari, perché spesso, ad esempio, parliamo di Okazaki. Okazaki era anche un grande amico di Kamimura. Okazaki è lo sceneggiatore di I fiori del male, del fiume Shinano e di un'altra serie di racconti di Kamimura, tra cui peraltro anche Hana Kotoba, Il linguaggio dei fiori, all'interno del quale c'è un omaggio a un film americano, una versione a fumetti, anche quella, dimenticavo prima, di Sunset Boulevard, il film con Gloria Swanson. E lì il rapporto con Okazaki era molto particolare, perché i due proprio si incontravano, decidevano il tema del fumetto, come era successo per Shinanogawa, e Okazaki mandava a lui i vari capitoli, da qui lui praticamente realizzava la versione a fumetti, ed era molto dettagliato Okazaki nelle sceneggiature. Io ho avuto modo di leggerne qualcuna. La sceneggiatura di Okazaki era dettagliata, spiegava proprio la scena, la descriveva. Quindi se c'era una scena ambientata in una stazione dei treni, raccontava proprio nello specifico che i personaggi si trovavano sulla platform, come erano vestiti. Quindi Kamimura non doveva fare altro che riproporre quella scena che lui immaginava nella propria testa, aggiungendola poi magari con quelli che erano gli elementi tipici della sua arte. Con Koike il rapporto era molto, ma anche lì si trattava di amici, andavano spesso a bere insieme, e quindi anche in quel caso era un rapporto diretto, perché Koike mandava la sceneggiatura e lui, basandosi essenzialmente sulla sceneggiatura, senza apportare nulla di cambiamenti nei dialoghi, realizzava il comparto grafico. Era proprio un artista di mestiere Kamimura, quindi quando collaborava con sceneggiatori validi come anche Kajiwara Ikki, ho visto che era anche nominato quello, lui praticamente non faceva altro che riproporre fedelmente quello che loro proponevano nella sceneggiatura. Diciamo che forse il rapporto con Okazaki era migliore, forse perché c'è un rapporto anche molto più stretto, i due lavoravano insieme nella stessa rivista, quindi era più simbiotica anche la creazione letteraria, cosa che magari con altri autori magari con cui ha collaborato magari non c'era. Ad esempio, certo, la collaborazione con
ora non ricordo il nome, comunque altre collaborazioni con altri sceneggiatori non erano state particolarmente felici, anche perché il rapporto tra i vari autori non c'erano, non si conoscevano. Mentre immaginiamo ad esempio un grande regista come Suzuki Noribumi, ad esempio, il regista di Sex and Fury, Kamimura con lui realizzerà due sceneggiature, due opere, tra cui ad esempio Shikano Sono, il Parco dei Cervi, e dove praticamente entrambi avevano parlato, avevano detto ok, facciamo un film, un fumetto ambientato nel mondo del cinema, con riferimenti letterari, e quindi in quel caso la sceneggiatura era nata in simbiosi, quindi quasi perché loro andavano spesso a bere insieme, Kamimura discuteva i progetti dei manga al bar, bevendo, era un grande bevitore, quindi l'avremmo capito, sì. Anzi, guarda, dovrei avere pure un'immagine, perché poi lui spesso veniva... qua c'ho, se facciamo un attimo la condivisione, l'alcol non mancava quasi mai in casa di Kamimura. Qui addirittura, parlandone con la figlia, abbiamo visto che queste erano delle bottiglie di cinzano che probabilmente aveva comprato in Italia o comunque in qualche supermercato di importazione dall'Italia. Sì. Oppure lui veniva spesso chiamato anche a realizzare dalle varie riviste, ora, eccola qua, dei talk sui liquori, sulla qualità dei liquori giapponesi. Ecco, lo vediamo qui. Questo era un articolo ospitato su Big Comic Spirits, che era una rivista di fumetti, e anche qui si parlava di alcol. Spesso l'alcol scorre a fiumi nei suoi fumetti, quindi anche quello potrebbe essere un argomento molto interessante da analizzare. E invece ti propongo un'altra domanda. Opere di Kamimura adattate per il cinema o per la TV? Sono molte. Secondo me uno dei motivi che ha rallentato l'arrivo di Kamimura in Italia forse è stato proprio questo, cioè nel senso che dalle opere di Kamimura non sono stati mai tratti cartoni animati, ma sono stati tratti soltanto film e sceneggiati televisivi, cosa che quindi precludeva magari un pubblico adulto, quindi che in quel periodo magari erano film che magari in Italia non sarebbero mai arrivati, non sono mai arrivati. Quindi prima abbiamo fatto già l'esempio di Shurayuki Hime, no? Lady Snowblood ha avuto due film per il grande schermo, poi Dose Jidai ha avuto un telefilm con Sawada Kenji e Kaji Meiko come protagonisti, ha avuto due film per il grande schermo che sono stati dei grandi successi in quegli anni, Shinanogawa, il film Shinano pure ha avuto un adattamento cinematografico, Hana Shinju, Doppio suicidio d'amore tra i fiori, ha avuto anche quello un adattamento cinematografico, Akuma no Yonaitsu, quello di cui parlavamo prima, un uomo diabolico, ha avuto un adattamento per la TV giapponese, Sachiko no Saji pure, cioè veramente sono moltissimi gli adattamenti tratti dalle opere di Kamimura, soprattutto di opere tra il 72 e il 75, che è un po' il periodo anche di maggior successo di Kamimura, a livello commerciale. Ok, passiamo alla prossima domanda, che invece anche questo ci chiede il rapporto di Kamimura con la letteratura. Ho sentito tante analogie col cinema, ma non questo, mi pare. Esatto, sì, ce ne sono tantissime, anzi, devo dire proprio in questo periodo sto scrivendo una cosa simile, cioè una cosa sul Kamimura e la letteratura, perché ad esempio Kamimura amava moltissimo, lui leggeva manga, non ne leggeva quasi mai, leggeva svogliatamente le riviste per vedere cosa andava di moda e quindi cosa volevano leggere i lettori. Manga quindi ne leggeva veramente pochi, leggeva tanta letteratura, leggeva Mishima, leggeva Edogawa Rampo, leggeva moltissimo anche romanzi storici, Shibaryo Taro, ma in particolare lui amava, non si direbbe quasi perché non lo collocheremo, ma lui amava tantissimo la letteratura di fantascienza, la science fiction, quindi nella biblioteca di Kamimura è pieno di romanzi di fantascienza, e queste opere probabilmente hanno contribuito a creare molti plot, molte storie di alcune sue opere a partire dagli anni dal 75 in poi, perché quando il Gekiga inizia un po' a rallentare, a non riscuotere più il successo del pubblico, le riviste di Gekiga si trasformano piano piano in seinen, quindi in fumetti che non avevano niente a che vedere con le immagini drammatiche, ma sono un po' più disimpegnati, più leggeri, e quindi Kamimura, per adeguarsi a queste nuove esigenze dei lettori, inizia a leggere tantissimo, e molti dei suoi primi fumetti di questo periodo, come Rokuju Senchi no Onna oppure Hoshio Machigaeta Onna, sono tutte opere di fantascienza.
magari di aliene che arrivano improvvisamente in Giappone e quindi iniziano a vivere, a conoscere le abitudini dei giapponesi. Non vorrei dire, però, ad esempio, Rokugyū Senshi no Onna potrebbe essere stato, ad esempio, perché è stato pubblicato, credo, 2 anni prima di Urusei Yatsura di Lamù, però ci sono moltissimi punti in comune con l'opera di Takahashi Rumiko. Quindi un tema appunto blasonato anche nell'opera di Matsumoto, però trovo molte analogie tra il personaggio di Lamù e questo personaggio, Mu, che si chiama, guarda caso, anche di questo fumetto di Kamimura, che è questo. Se riusciamo anche a condividere lo schermo. Sì, arrivo subito, eccoci qua. Ecco, adesso sei in condivisione. Ok. E poi sempre intanto nel frattempo che si carica l'immagine, comunque il rapporto con la letteratura è molto presente anche in tantissime opere. Adesso infatti mi sto occupando della figura di Higuchi Chiyo nelle opere di Kamimura, che è molto analizzata, presente sia come personaggio che sia anche con riferimenti a alcune sue opere, come il Takekurabe. Quindi la letteratura è presente. Addirittura poi Kamimura ha fatto anche un adattamento a fumetti della strana storia dell'isola Panorama di Edogawa Rampo, molto breve rispetto alla versione di Maruo, però anche lui si è occupato di questo. Ha fatto anche un adattamento... Dimmi. Non ti sento. Adesso mi senti? Adesso sì, vai. Okay. No, poi anche contaminazioni con l'arte, col cinema continuavano sempre, quindi letteratura, cinema e arte sono una costante nella carriera di Kamimura. Io sono convinta che la gru infreddolita sia in realtà una ispirata in maniera molto, molto evidente a Masuda Sayo, alla autobiografia di una geisha di Masuda Sayo, perché ci sono troppi punti di contatto tra i due romanzi. L'autobiografia di Masuda Sayo, che è stata appunto l'ultima, è una delle ultime geisha del Giappone, era una geisha delle terme, quindi una geisha appunto come quella che è presente nella storia del fumetto di Kamimura. E anche l'immagine della gru è un'immagine che c'è nell'autobiografia di Masuda Sayo, che è, se non ricordo male, del 57, comunque della fine degli anni 50. Sì, sì, ma non è escluso, anche perché anche in quel periodo c'era una famosa canzone che si chiamava proprio Itezuru, esatto, che raccontava anche, quindi diciamo anche il tema della gru era un leitmotiv ricorrente, Kamimura leggeva tantissimo, quindi era possibilissimo che ci siano state delle influenze in quel caso. Sì, esatto, assolutamente. Allora, vado a vedere se ci sono altre domande. Sì, c'è un'altra domanda che ci chiede se ci sono dei saggi, libri su Kamimura tradotti in inglese o in inglese. No, saggi... Kamimura, ci sono i saggi che ha scritto Paolo Lamarca. Paolo ha scritto, in realtà, a parte le postfazioni, le introduzioni nei manga che hai tradotto, nelle opere che hai tradotto di Kamimura Kazuo, però poi ci sono anche degli articoli appunto che tu hai scritto, dei saggi che tu hai scritto. E in Italia penso che tu sia l'unico che si sia occupato di Kamimura, almeno io non ho mai letto di nessun altro. In inglese non lo so, quindi lascio. No. In inglese, ma in Francia hanno fatto qualche piccola anche le postfazioni, ma non mai saggi veri e propri. L'ultimo che ho scritto su Kamimura è stato pubblicato l'anno scorso, sì, su Quaderni di Semantica, questa rivista, ed è proprio un focus su Dose Jidai, sulle varie influenze tra parodie, suggestioni, e non. Non, in altre lingue non ci sono al momento saggi su Kamimura. In giapponese sì, però in lingua occidentale, in inglese no, qualche articolo, qualche postfazione, ma mai saggi veri e propri. Sì, è un autore che ancora, insomma, su cui c'è ancora molto da scrivere e molto da dire. E io so che tu hai portato una chicca però dal Giappone, dal tuo ultimo viaggio in Giappone, perché ce ne hai accennato anche l'altro ieri nell'incontro con...
Devo dire, allora, già parlando con Vincenzo l'altra volta avevamo detto che spesso in quegli anni non tutte le opere avevano grande visibilità degli autori. Oggi con internet magari sappiamo che su X rivista ci sono questo episodio, questo racconto conclusivo, quindi abbiamo già ad esempio gli stessi autori sul proprio sito personale segnalano le varie uscite. Negli anni 70 ovviamente non era così, quindi quando uno va a fare una sorta di ricerca su un determinato autore degli anni 70 deve mettersi proprio o andare a guardare nei magazzini o comunque nel non mi viene il termine italiano negli archivi, ecco, negli archivi di, in questo caso, di Casa Kamimura, e vedere cosa è rimasto e quindi da lì cercare di fare una catalogazione delle opere, cosa che è stata fatta dallo studioso collega giapponese di Kamimura. Però può capitare che, ad esempio, in Casa Kamimura molte tavole originali non ci sono, quindi non ci sono neanche le riviste vecchie di quegli anni, quindi tutte quante buttate. Quindi spesso succede che molti racconti sfuggono all'attenzione. E mentre io quest'anno sono stato in Giappone tra gennaio e marzo, facevo delle ricerche, ho trovato un racconto di Kamimura che non compare nella lista ufficiale delle opere e di cui non esistono neanche gli originali, cosa possibilissima, perché proprio in quegli anni, come dicevo, non c'era una catalogazione sistematica delle opere per ciascun autore. Quindi la curiosità è stata innanzitutto di trovare un fumetto come questo, di cui ora vi farò vedere il frontespizio, ma soprattutto anche capire i contenuti di questo fumetto. Un fumetto che non è stato pubblicato su una rivista di fumetti, ma su una rivista letteraria e di critica letteraria. Questo fumetto, di cui ora condivido anche l'immagine. Eccola qua. Questo fumetto si chiama Melodrama. È stata una grandissima sorpresa innanzitutto trovare un'opera di Kamimura di cui tutti ignoravano l'esistenza. Ne ho subito parlato con la figlia di Kamimura, perché lei è tra le protagoniste di questo fumetto. È un fumetto molto strano, perché è un fumetto che racconta la vita di Kamimura, cioè Kamimura si racconta ai suoi lettori quasi senza filtro, perché racconta la sua vita quotidiana, racconta del fatto che lui lavora la notte, disegna fino a tardi la notte, va nei locali con le hostess, quindi si intrattiene, beve con loro, con gli amici, suona la chitarra, e poi rientra a casa la mattina quando la vita della sua famiglia inizia e la sua finisce perché lui va a dormire. Quindi la parola chiave di questo racconto è Surechigao, quindi questo incontrarsi quasi senza mai conoscersi veramente. E quindi è forse anche un po' amara come storia, perché racconta di questo rapporto che si sfiora con la moglie, che non vede quasi mai, e una figlia che incrocia quando la figlia va a scuola e lui torna a casa per andare a dormire. E quindi è stato anche bello, diciamo, far conoscere alla figlia questo fumetto di cui lei ignorava l'esistenza. E quindi speriamo un giorno di riuscire a presentare o a far conoscere. Qui c'ho le fotocopie, perché come dicevo non esistono le tavole originali, quindi diciamo che al momento anche le tavole pagine intere sono molto belle. È un racconto, se non ricordo male, del 75. Diciamo che la quarantena mi ha dato molto tempo a disposizione per mettere mano alla pagina Wikipedia italiana di Kamimura, che era molto scarna, quindi ho inserito tutte quante le opere di Kamimura e ho inserito per la prima volta anche quest'opera. E qui, questa qua, ad esempio, è la figlia di Kamimura, Miiwa, che salutiamo perché so che probabilmente ci sta guardando, e quindi in questo suo incontro con il padre quando lui... Sì. Vede molto bene. Sì, sì, saranno una trentina di pagine. E la curiosità è proprio di vedere come passano i mesi, ma si trovano sempre cose nuove di Kamimura. In questo periodo, ad esempio, ho scoperto che in Cina hanno fatto, non so in quei anni, una versione piratata di un suo fumetto di cui neanche la figlia era a conoscenza. Quindi si scoprono cose interessanti. Così. Senti, qui abbiamo un'altra domanda che è: Kamimura, sesso e erotismo, chi l'ha influenzato oltre a Crepas, che abbiamo già citato? Nell'arte giapponese non solo Hokusai, ma anche Utamaru. Quella è l'arte tradizionale giapponese, in particolare il mondo dell'ukiyo-e, la rappresentazione di queste donne, delle
Nella parte erotica, diciamo che le Makura e le Shunga di questi autori hanno influenzato tantissimo Kamimura. In un fumetto come Kyojin Kankei, ad esempio, si riescono a ritrovare benissimo queste influenze artistiche. Oppure, se parliamo invece dell'erotismo, le donne sensuali anche sognanti, come detto prima, di Takehisa Yumeji. Però se dobbiamo invece puntare solamente sul punto erotico, sulla sfera erotica, sensuale, abbiamo Utamaru e Hokusai in particolar modo. E per finire... Utamaru pure gli ha dedicato un fumetto. E per finire ci chiedono, Kamimura, la sua influenza sul Gekiga calabrese? Allora, questo dovremmo chiedergliela a Vincenzo Filosa, perché io non disegno fumetti purtroppo, non sono bravo a disegnare, quindi non saprei dire che influenza, però so che Vincenzo apprezza tantissimo, spero che un giorno o l'altro gli dedicherà qualche cosa, un omaggio, una mini storia, qualcosa. Sì. Credo che apprezzeranno anche in Giappone. Senti, ci puoi annunciare qualche nuova uscita di Kamimura è troppo presto? Non lo so, diciamo che ultimamente c'è Amazon che rovina le sorprese, perché comunque le inserisce prima, quindi immagino che ormai si sappia, però sì, sto lavorando in questo momento ad una traduzione di un fumetto di Kamimura che spero, coronavirus permettendo, di completare, di presentare, di far uscire con l'editore Coconino Press il prima possibile. Senti, a proposito, visto che appunto hai detto tu stai lavorando appunto a questa cosa, a quest'opera di Kamimura, noi abbiamo parlato di Kamimura, del suo lavoro, eccetera, ma appunto tu sei il traduttore anche di Kamimura. Dal punto di vista del traduttore, com'è approcciarsi a un lavoro di Kamimura? Bella domanda, perché io ogni volta che mi approccio a un fumetto, cioè la prima cosa che facciamo noi traduttori di fumetti, ma credo che sia sfogliare il fumetto, vedere quante battute ci sono, quanti dialoghi ci sono, per dire ok, questo si può fare, questo non si può fare. Però ogni volta che faccio questo ragionamento mi ricordo sempre le parole della professoressa Orsi quando facevamo gli esami, perché quando noi facevamo gli esami di letteratura all'università, la prima cosa che guardavamo con i miei colleghi era la lunghezza della traduzione. Perché se era una traduzione lunga iniziamo subito a farla, perché dovevamo fare anche grammatica, ricordo. E ricordo che la professoressa ci aveva detto di non guardare se una traduzione è lunga o è corta, ma di guardare soltanto alla traduzione, perché più una traduzione è corta, più è difficile. Ed effetti è così, perché ad esempio in Dose Jidai, diciamo che non è un fumetto tanto parlato, ma quando parla è abbastanza complicato, è abbastanza complesso renderlo, perché al di là delle varie citazioni, i vari sottotesti, la scrittura di Kamimura è molto poetica, quindi soprattutto nei fumetti questi come Shinanogawa o Dose Jidai. Quindi il mio rapporto con lui è cercare di mantenermi sullo stesso piano a livello anche delle sensazioni, perché più sono brevi le frasi, più deve essere anche conciso in italiano il messaggio. Quindi... La domanda più testo è più difficile la traduzione? No, in questo caso è completamente sbagliata, perché meno testo c'è più difficile, Kamimura lo insegna. Infatti è sempre bello approcciarmi a una traduzione diversa di Kamimura, perché spesso mi pongo delle domande che da lettore quando lo leggo magari non me le pongo sull'immediato. Devo dire che è tra gli autori più complessi secondo me che ho tradotto, magari ce ne sono stati altri, tipo Iguchi, Isashi e Hibari-kun erano molto complesso da tradurre, però rendere l'atmosfera di Kamimura è una sfida sempre, secondo me, presente. È l'autore che amo di più tradurre, forse perché mi trovo più nelle sue corde, però poi non lo so se rende bene o meno la mia traduzione. Qui c'è... C'è un commento appunto su questo tema, quindi lo faccio precedere a un altro che ti pongo dopo, e dice: io rimango spiazzato da alcuni capitoli che mi risultano veramente incomprensibili. Ricordo che chiedi spiegazioni a J-Pop riguardo una capo di Dose Jidai, ma neanche loro sapevano dare una risposta. Non lo so, se poi vuoi scrivere in privato ti dico io magari qualche... Perché spesso io immagino quali sono i capitoli a cui Rinonar fa riferimento. Perché, come diciamo anche l'altra volta con Vincenzo, Dose Jidai non nasce come un progetto così lungo, dovevano essere soltanto 10 episodi.
e sì, soprattutto i primi capitoli sono parodie di altri fumetti come Leggi in rosso di Hayashi Seiichi, quindi era proprio una presa di posizione di Kamimura di parodiare, prendere in giro e quasi smontare questi episodi in realtà raccontati da Hayashi Seiichi in questo fumetto, che sembravano essere molto seri. Quindi il fatto, ad esempio, immagino la scena, forse uno dei capitoli, forse quello dell'uccellino azzurro o quello di Mona Lisa, spesso alcuni erano episodi riempitivi. Non dimentichiamoci che Dosei Jidai veniva pubblicato una volta a settimana, quindi spesso anche le idee nella prima parte erano più, diciamo, dilatate, quindi si prendevano più riferimenti, si facevano delle storie magari slegate dal contesto. Però se noi vediamo già il finale del primo volume italiano e il secondo e il terzo, sono comunque quasi tutto un continuum sul rapporto tra i due personaggi, sono pochissime le storie extra. All'inizio purtroppo sì, mi rendo conto che alcune possono risultare incomprensibili, però se ce n'è qualcuna in particolare di cui tu vuoi avere qualche spiegazione, magari scrivimi e te la posso dare io se non te l'ha data l'editore, sempre a disposizione. Se l'ho tradotto io, sì. E qui abbiamo invece un'altra domanda che riguarda ancora una volta invece il rapporto di Kamimura con il suo lavoro in senso più ampio. Kamimura si è inserito come personaggio nel club delle divorziate. È stato un caso isolato o compare anche in altre sue opere? No, compare in altre sue opere. A parte che ce n'è una che si chiama Canto Heino, la penura del canto, che praticamente è una sorta di autobiografia. Quindi tutta la sua storia, dalla sua fanciullezza fino al suo ingresso nel mondo dell'illustrazione. Quindi là è un protagonista al 100%, però sì, compare tantissime volte anche in tanti altri fumetti come guest star, come personaggio, appunto lo troviamo nei bar a bere, a divertirsi, o semplicemente lo vediamo che suona la chitarra, o abbiamo visto anche questo qui in melodramma in questo fumetto, è anche qui protagonista. Sì, spesso compare, spesso e volentieri, non è quindi un caso isolato il club delle divorziate. Guarda, poi c'è, ti chiedono dove possiamo trovare i tuoi articoli, magari possiamo mettere, se mi mandi una piccola lista, li posso mettere nei commenti, lasciare nei commenti della descrizione, meglio del video che rimane disponibile poi su YouTube. Sì, poi vabbè, altrimenti sì, ti mando, c'è anche il sito dell'università, là ho segnalato tutte le cose, quindi magari mandi il link, esatto, perché posso trovare anch'io, però tu ce l'hai sicuramente più a portata di mano. Così magari appunto chi lo desidera può trovare gli articoli, mettiamo una piccola, diciamo, bibliografia relativa a quello di cui abbiamo parlato, per il lavoro soprattutto. Sto cercando di vedere altre illustrazioni, se volete, se non ci sono altre domande vi posso fare vedere qualche altra illustrazione che vi ho preparato. Sì, sei già... Magari facciamo anche velocemente, magari vi faccio vedere soltanto in linea generale, così magari scorrendo. Vabbè, questa è esempio un'illustrazione realizzata per Dosei Jidai, l'età della convivenza. Ah, qui questa vorrei un attimo soffermarmi perché la figura di Kamimura è ritornata improvvisamente, diciamo, agli onori della cronaca nel 2017, quando è stato realizzato proprio questo telebidorama in Giappone che si chiama Jidai Otsukuta Otoko, che racconta la storia di Hakuyu, che è questo famoso paroliere, come dicevamo prima, giapponese, autore di molte canzoni, delle Pink Ladies, di Sawada Kenji, e discorrendo. Credo che ne parlerà anche forse oggi più tardi Asuka. All'interno di questo dorama compare anche il Kamimura, perché era grandissimo amico, hanno lavorato insieme anche alla Senkoshi, che è un'agenzia pubblicitaria, per diverso tempo, e i due hanno realizzato anche diversi fumetti insieme. E Tanaka Ke era l'attore che ha impersonato Kamimura all'interno di questo dorama. E quando è andato in onda questo dramma, il sito ufficiale di Kamimura ha avuto un boom di accessi, proprio perché il pubblico si era incuriosito tanto di questo personaggio così carismatico, simpatico all'interno di questo dramma, e la gente poi è andata a comprare, e quindi Kamimura è stato riscoperto anche dalle nuove generazioni, che sicuramente conoscono e apprezzano questi due attori. Qui poi abbiamo, per esempio, anche lui è stato un prolifico illustratore, ha realizzato non solo copertine per vari libri, ma anche le sachet, quindi le varie illustrazioni per i romanzi pubblicati a puntate. Anche lì ci sarebbe un discorso enorme che meriterebbe uno spazio più approfondito. Questa è un'altra copertina da lui realizzata per un saggio sui film Luci Rosse. Qua abbiamo anche copertine di vari romanzi. Qua abbiamo visto già Marlene.
Qui, beh, altre immagini, queste sono del primo periodo, Success 48. Lo vediamo con Akuyu, qua lo vediamo durante la sua adolescenza. Poi questa era, diciamo, la fase finale della sua carriera, lui si stava allontanando gradatamente dal mondo del fumetto per dedicarsi all'illustrazione. Queste sono infatti le ultime illustrazioni che lui ha realizzato, alle quali voleva dedicare anche una mostra, che poi è stata fatta diversi anni dopo grazie alla figlia. Qua vediamo, ad esempio, vari studi, e questa è l'opera invece completa. Questa anche l'abbiamo visto. Beh, varie copertine di varie riviste. Qua era diversi anni fa, questa è la figlia di Kamimura, abbiamo scattato questa foto a casa Kamimura. Qui abbiamo anche copertine, Crepax. Poi, beh, un'altra curiosità, che magari comunque le quelle italiane vi sapranno, ma ad esempio l'edizione italiana del Fiume Shinano è l'unica a contenere anche tutte le illustrazioni a colori realizzate per questo fumetto. Quindi il lavoro che stiamo facendo con Cuconino non è soltanto quello di proporre le sue opere, ma di riproporre nel modo più fedele possibile, quindi andando a recuperare anche le tavole originali, i colori, le tavole a colori, qualora appunto ancora esistenti. Ad esempio, da questo qui è stato tratto un film, un lungometraggio. E credo, sì, di averle più o meno fatte vedere tutte. Grazie Paolo. Prego. Anzi, ce n'è una in Italia, visto che mi chiedevate dell'Italia, questa me l'aveva inviata tempo fa la figlia, era una foto che lui ha scattato a Fontana di Trevi a Roma. Eccola. Direi che è il modo perfetto per allora arrivare alla conclusione di questo incontro. Ti ringraziamo tantissimo per tutte le cose che ti hai raccontato, per la tua disponibilità, per queste bellissime immagini che ci hai mostrato, e speriamo appunto di avere presto altre occasioni di riprendere il discorso, di chiacchierare di nuovo delle nostre passioni, possibilmente dal vivo, anche se ovviamente non disprezziamo, anzi tutt'altro, questo strumento a distanza che ci consente comunque di continuare i nostri discorsi e di mantenere vivo appunto il filo che abbiamo costruito in questi anni. Io vi ricordo appunto i prossimi appuntamenti. Allora, più tardi abbiamo Ask Aozumi che ti introdurrà nel mondo in realtà della musica e delle contaminazioni tra la musica pop italiana e la musica pop giapponese, quindi ci troveremo con lei alle ore 18. Ci è sembrato che appunto l'appuntamento fosse adatto a essere collocato nel tardo pomeriggio dell'ora aperitivo, mentre invece domani, sempre alle 18, continueremo a chiacchierare, questa volta con Marta Fanasca, e parleremo di manga Yuri, e parleremo quindi di un altro genere sottogenere appunto del manga giapponese, di un altro filone che ha a che vedere con l'amore femminile o l'amore lesbico. Ringrazio ancora una volta intanto Paolo Lamarca per essere stato con noi, ringrazio moltissimo tutti quelli che ci hanno seguito, e appunto l'appuntamento è più tardi, tra un'ora e mezza, poco più di un'ora e mezza, con Ask Aozumi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Paolo. Ancora per l'invito, Paolo, e grazie a tutti. Grazie.